oggi celebriamo la festa di chi non si arrende, di chi non si arrende alle morti sul lavoro, che purtroppo tendono ad aumentare, a chi non si arrende al precariato, a chi non si arrende a una lettera di dimissioni firmata in bianco, a chi non si arrende all'assenza di diritti e di tutele per i lavoratori, a chi non si arrende all'autonomia differenziata che rischia di fratturare il paese e di cambiare anche, di modificare le tutele dei lavoratori a seconda del luogo dove uno nasce o decide di andare a vivere e a lavorare. E questo non è consentito. Lo facciamo qui sotto, sotto la lapide dedicata a Giuseppe Di Vittorio. Lo dobbiamo a Giuseppe Di Vittorio, a quelli che si sono battuti per i diritti dei lavoratori, e lo dobbiamo anche alle nuove generazioni. Beh, oggi Di Vittorio avrebbe fatto esattamente quello che sta facendo la CGIL, si sarebbe battuto nelle piazze con le cittadine e con i cittadini, sensibilizzandoli contro questo progetto scellerato dell'autonomia differenziata che divide il nostro paese invece che mantenere l'unità, rafforzarla. Giuseppe Di Vittorio oggi avrebbe fatto esattamente come sta facendo la CGIL, avrebbe promosso una campagna referendaria per rimettere al centro il lavoro in un momento in cui si sta mettendo in discussione la democrazia, perché attraverso il lavoro si ridà centralità alla democrazia, si esercita la democrazia e lo si fa attraverso la partecipazione. Il motivo per cui noi oggi, nella giornata della festa dei lavoratori, appunto, rimetteremo al centro questa campagna referendaria che ci serve per eliminare un po' di ingiustizie che oggi esistono nel mondo del lavoro. Penso al tema dei licenziamenti illegittimi, che in questo momento vedono una dualità tra chi è assunto prima del 2015 e chi è assunto dopo il 2015. Chiediamo di eliminare il tetto all'indennizzo a fronte di licenziamenti illegittimi per le imprese sotto i 15 dipendenti. Chiediamo di ripristinare le causali nei contratti a termine sotto i 12 mesi, perché in alternativa significa liberalizzare la precarietà nel nostro mondo, e liberalizzare la precarietà significa rendere le persone ricattabili, limitarne le loro libertà. Chiediamo ancora che sia ripristinata la responsabilità solidale tra committente e appaltatore nel caso in cui accadono degli infortuni sul lavoro. Ci deve essere un responsabile.